Buonasera a voi tutti. Oggi 29 aprile, siamo su Libri TV. Grazie a tutti coloro che ci seguiranno. Questa è una trasmissione registrata e siamo in collegamento con Francesco De Palo, che già conoscete oggi in veste di direttore del giornale Prima di tutto Italiani, e con Roberto Menia, che presento ovviamente, ma anche lui è abbastanza noto. Se ancora onorevole, ma comunque già è stato deputato AN e Futuro e Libertà, e ci parlerà oggi di un aspetto di cui su Libri TV non abbiamo parlato mai. Parliamo dei comites, che sono degli organismi rappresentativi diciamo, degli italiani che sono all'estero, delle varie comunità di italiani che sono all'estero in vari paesi, sparsi nel mondo. Roberto Menia è il segretario generale del CTIM. Non lo dico tutto insieme perché è un acronimo, ci sono due consonanti vicine, che sarebbe praticamente il Comitato Tricolore Italiani nel mondo. Allora, ovviamente questi sono degli organismi rappresentativi che prevedono appunto un rinnovo tramite elezione. Ecco, io darei subito la parola a Roberto Menia, che appunto per illustrarci un po' cosa sono, che compito hanno sostanzialmente questi organismi, e queste elezioni come si svolgono e se si sono svolte, appunto, che esito hanno dato. Ha la parola Roberto Menia. Va bene, grazie, grazie intanto dell'invito, mi fa piacere condividere con voi questa mezz'oretta e parlare, seppur in breve, cerchiamo di farlo anche in termini molto semplici e comprensibili per tutti, di questa scadenza elettorale che ha interessato gli italiani all'estero nello scorso fine settimana, di cui in Italia in realtà pochi sanno, e a proposito del quale è opportuno dire alcune cose. Allora, parliamo di comites. Che cosa sono i comites? L'acronimo dice, lo spieghi, in realtà Comitato degli Italiani all'estero, servono a rappresentare le istanze, i desideri, le richieste verso la madrepatria delle comunità italiane sparse nel mondo. Di che stiamo parlando? Esiste un'Italia fuori dall'Italia. Se noi siamo quasi 60 milioni di italiani, altrettanti, qualcuno anzi li computa in 80 milioni, sono quelli di origine italiana. Ma quantomeno ad avere comunque la cittadinanza italiana e stare all'estero, avere magari la doppia cittadinanza, come accade per molti, un istituto che fino a qualche decennio fa non si riconosceva, oggi sono molti gli italiani con doppia cittadinanza che stanno per dire in Canada, in Australia, negli Stati Uniti, hanno cittadinanza italiana. Sono o figli della vecchia immigrazione italiana, e quindi si parla di decenni, di parecchio tempo fa, dell'inizio addirittura del secolo scorso, poi di ripetute ondate migratorie che hanno investito l'Italia, non c'è stata soltanto quella, stiamo parlando con una televisione del sud, allora c'era la migrazione interna dal sud verso il nord, c'è stata una grande ondata migratoria di italiani e tanti anche del nord, tra l'altro, nelle scorse generazioni che sono andati in ogni parte del mondo. Oggi ci sono 5 milioni di italiani con passaporto italiano, quindi che hanno il diritto di voto e di rappresentanza, sparsi in vari angoli del mondo. L'Italia ha una rete istituzionale, amministrativa, ambasciatoriale e consolare, che è ovviamente diffusa soprattutto, è diffusa in tutti i paesi con i quali, come è logico, l'Italia ha rapporti esteri ed ha i consolati, soprattutto, che sono quelli che lavorano poi con gli italiani all'estero, laddove ci sono le comunità più numerose. Per capirci, noi parliamo di comunità di milioni e milioni di italiani, parlo di tanti italiani che stanno negli Stati Uniti, che stanno in Canada, che stanno in Australia, che stanno in Sudafrica, eccetera. Ebbene, anche questi hanno una voce, questi hanno avuto storicamente una voce per ciò che riguardava il rapporto con l'istituzione italiana, i comites, hanno poi, grazie alla legge Tremaglia, che donò il voto agli italiani all'estero, anche il diritto di voto, come è noto, nel Parlamento italiano, cioè eleggono dei parlamentari che rappresentano le loro istanze. Le elezioni con cui eleggono i loro deputati e i loro senatori si svolgono, come logico, in contemporanea con le elezioni politiche, trattandosi di elezioni politiche e eleggendo i loro rappresentanti nelle Camere. Cosa diversa sono i rappresentanti invece che hanno il compito di interloquire sostanzialmente con le rappresentanze consolari. Quindi,
In ogni circoscrizione consolare dove c'è una significativa presenza di italiani, là si svolgono le elezioni dei comites. I comites cosa sono? Dei parlamentini, sostanzialmente, composti di 16-20 persone a seconda quantità degli italiani che colà risiedono, che si presentano su loro liste. Molte sono civiche, lo dico tra virgolette, altri hanno sostanzialmente riferimenti di partito, di sindacato, più o meno a destra, a sinistra, al centro, devono essere, si eleggono. Le elezioni di comite sono state rinviate per una pluralità di motivi, adesso da tanto tempo, da quasi 10 anni che non si votavano i comites, per capirci. Oggi si sono votati i comites, ci sono state molte polemiche perché è stato introdotto il principio dell'opzione sconosciuto in realtà all'ordinamento italiano, cioè si è detto: voi che state all'estero, se volete eleggere i vostri rappresentanti dovete andare a preiscrivervi ad una lista elettorale e poi potrete votare. Come era facilmente prevedibile, questo ha portato a un esito di una percentuale veramente bassa di partecipanti a questo voto, perché si è iscritto a partecipare al voto il 6% degli aventi diritti, avrà votato poco di più della metà degli stessi, quindi 3-4%. Sono organi quindi che vengono che avranno una rappresentatività che in un certo modo è discutibile proprio per la percentuale basta che gli eletti, e che potrebbe essere, per chi è cattivo come me e come altri, che è cattivo lo dico tra virgolette, perché immaginiamo che ci sia un retropensiero in chi ha voluto organizzare questa cosa, ha voluto sostanzialmente teorizzare quello che alcuni dicono: beh, questi italiani all'estero eleggono addirittura i loro rappresentanti al Parlamento, ma partecipano poco, sono lontani dalla madre patria, perché mai lo devono fare? Ci sono, come dire, gli amici e i nemici degli italiani all'estero. Io sono convinto che l'Italia, la nazione, sia un concetto che va oltre i confini geografici. Mi sento fratello d'Italia con tutti quelli che stanno anche fuori, ritengo debbano avere voce e diritto di esprimersi nel nostro Parlamento e di esprimere comunque la loro presenza, perché sono i nostri ambasciatori nel mondo. Altri dicono no taxation, no representation, questi non pagano le tasse, non hanno diritto di essere rappresentati. Questa è un dibattito che è durato per anni o per decenni, è stata molto contrastata l'innovazione italiana e fu promossa da Mirko Tremaglia. Io credo che Tremaglia, quando riuscì a far approvare la sua legge che ha dato poi il diritto di voto e il diritto di elezione agli italiani all'estero, ha invece scritto una bellissima pagina di storia nazionale, tant'è che in molti paesi, guarda la Francia, guarda gli altri paesi, si vuole copiare sostanzialmente l'esperimento italiano che poi è diventato pratica. Adesso penso di essere stato anche troppo lungo, ma ci voleva, credo, dare bisognava introdurre un pochino questo argomento e spiegare un pochino di che si trattasse, perché insomma era importante capire. Allora, perché ha un sapore vagamente magari antico questa cosa, ovviamente dell'emigrazione e così via, però è anche vero che è molto attuale, perché è, diciamo, notizia che continua a essere sempre, diciamo, del giorno, che così possiamo dire, la famosa fuga dei cervelli, oggi si chiama, insomma, di italiani che vanno all'estero. E però probabilmente è un'immigrazione, diciamo, un po' diversa per quanto riguarda le persone. Forse ci sta un'immigrazione culturalmente più raffinata rispetto a quella del primo Novecento. Cioè, questa è quella, a dire la verità, perché basta farsi un giro fuori porta in Europa, visto che oggi con un Ryanair, con un low cost vai ovunque. A Londra ormai senti parlare più italiano che inglese, e sono ragazzi che vanno a lavare i piatti, come succedeva tanto tempo fa. E magari sì, magari saranno pure laureati e vanno a lavare i piatti. Esattamente, infatti magari si mantengono gli studi lì dove appunto, oppure specializzazioni e così via all'estero. Ed è evidente appunto, proprio questo accenno, da questo accenno colgo, dall'accenno sulla lingua, ed è evidente che ovviamente è sotteso anche un discorso culturale che passa anche per la lingua, che passa anche per la possibilità di diffondere attraverso l'emigrazione quella che poi è la cultura italiana, e magari diffonderla anche perché in qualche modo possa poi esserci un ritorno culturale. Insomma, la lingua italiana non è molto parlata nel mondo, forse non so se è studiata all'estero, però certo potremmo chiamare tutte queste persone come dei piccoli ambasciatori dell'Italia all'estero,
E in questo senso io mi rivolgo adesso a Francesco De Paolo, che è direttore di questo quotidiano online, Italiani prima di tutto, che appunto ha fatto un editoriale proprio intitolato Dante è attuale, oggi, domani e sempre. Ecco, Francesco, è attuale oggi, appunto, tu ovviamente lo dici come provocazione questa cosa di studiare Dante e così via, ma insomma il discorso della diffusione della lingua si riesce a inserire in questo discorso, diciamo, dei comites e così via? Sì, molto volentieri. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Il nostro magazine online, il magazine ufficiale del team, del Comitato Tricolore, abbiamo fatto questa operazione di carattere culturale. Cioè, noi cerchiamo di spiegare che parlare ai cinque continenti, parlare, come diceva l'onorevole Menia, agli altri italiani che sono all'estero, non deve essere un esercizio, no, che ci sforziamo di fare solo in occasioni, ecco, appunto, di elezioni o di grandi commemorazioni, nei grandi curvoni della storia, no? nelle grandi feste, come può essere il 25 aprile, come può essere il 2 giugno, ma noi dobbiamo, è uno sforzo che dobbiamo fare quotidianamente. Allora, questa di Dante Alighieri può essere una provocazione, però è una cosa che io penso veramente. Perché? Perché c'è un sotterraneo movimento, no, che punta un po' a gettare polvere su questa lingua universale, sulla nostra cultura che è altrettanto immortale. Ecco, non è conservatorismo, no, oppure non progressismo, no, tentare di proteggere la lingua italiana. Io credo che leggere Dante oggi sia un dovere, non solo per gli italiani, ma per tutti il mondo. Perché? Perché Dante Alighieri ci offre in quella sua splendida opera, ci offre una visione, ci offre una strada da percorrere. Tra l'altro, leggere Dante oggi è al centro di un'interessantissima conferenza che ha curato un professore, purtroppo non italiano ma tedesco, che si chiama Georg Rollenbeck, all'Istituto Italiano però di Cultura di Colonia, tra qualche giorno, con un obiettivo immenso, cioè rispondere ad alcune domande. Dobbiamo accettare la visione globale dantesca del mondo? Possiamo superare le distanze fra i popoli? E la domanda più importante, la Divina Commedia è ancora attuale? Beh, in Italia c'è una lingua importante, strutturata, che ha molto appeal. Infatti vediamo che tantissimi stranieri, russi, argentini, americani, vogliono studiarla. E questa lingua va supportata, va diffusa. C'è un grande istituto, l'Istituto Dante Alighieri, che tra l'altro è fresco di rinnovo al vertice con l'ex ministro Riccardi. Questa lingua va preservata dagli inglesismi inutili. Questo non vuol dire non imparare l'inglese, attenzione. Le lingue straniere vanno imparate, non solo l'inglese. Ce ne sono tante altre complesse, come per esempio il mandarino, come il russo, come il greco, che molti italiani stanno imparando anche per esigenze professionali, ma la nostra lingua va preservata perché deve essere utilizzata come uno straordinario biglietto da visita. Noi siamo a pochi giorni dall'apertura dell'Expo, che è una straordinaria vetrina per l'Italia, ma la vetrina per antonomasia, per il nostro paese, è la nostra cultura, è la nostra lingua. Io questo penso che sia un manifesto culturale che dovrebbero sottoscrivere non solo gli italiani, ma tutti i cittadini attenti all'alfa della cultura, all'alfa della civiltà. Investire nella lingua italiana è il jolly dell'Italia che vuole uscire dalla crisi, che non si dà per vinta nei confronti di questo che l'abbiamo definito il Medioevo 2.0, no? In cui siamo invischiati. Perché? Perché l'obiettivo è l'Eurorinascimento mediterraneo, perché l'obiettivo è far capire che noi con la nostra cultura possiamo ovviare ai grandi problemi che ci sono nel paese e nel continente e nel mondo, ma possiamo anche capire che e foraggiare, no, un'esterofilia anche fasulla, spesso infarcendo la nostra lingua con inutili background, feedback, location, insomma è un esercizio piacevole ma spesso è inutile. Allora il nostro punto di partenza potrebbe essere quello di diffondere la lingua italiana e supportare gli istituti italiani di cultura all'estero che stanno subendo la mannaia della spending review, perché uno dei principali effetti di questa deriva, insomma, decisa purtroppo dal governo in questo risparmio che purtroppo si sta tentando di fare, è sulla cultura. Allora spesso la cultura e la sanità, no, sono i primi settori in cui si taglia, ma tagliare presidi significativi, io vorrei ricordare che è stato chiuso l'Istituto Italiano di Cultura di Salonicco, che è uno dei più antichi d'Europa, beh, un luogo dove ci può essere la distribuzione di biglietti da visita della cultura italiana che si decide di chiudere, forse è una mossa che ha poco lungimiranza e poca visione. Perfetto, Francesco. Torniamo ovviamente a parlare dopo, perché ho una domanda proprio che mi sono segnato su questa, sul tema della cultura e della lingua. Però volevo passare di nuovo a Roberto Menia e chiedergli, visto appunto che questi comites sono appunto degli organismi rappresentativi delle comunità nazionali, delle comunità italiane che sono all'estero, ecco, quali sono le
diciamo, istanze nei vari luoghi del mondo più diffuse e più anche importanti, addirittura se ce ne sono di gravi, che provengono dagli italiani all'estero? Prima riflettevamo sul fatto che esistano diverse tipologie di italiani all'estero oggi. Per capirci, ci sono quelli delle migrazioni antiche degli italiani, che in alcuni luoghi hanno conservato anche comunità chiuse e tuttora sostanzialmente parlano l'italiano, addirittura il dialetto dei paesi da cui venivano, e hanno ingranato male la loro nuova vita. Cioè, io ho visitato, per dire, in Australia tanti vecchi italiani che hanno proprio il che hanno partono dai bisogni che diventano i più urgenti proprio per gli anziani, per cui c'è il problema della casa di riposo, c'è l'ospedale che li ospita, c'è chi li cura, eccetera, e hanno bisogno anche di rapportarsi tuttora in italiano. Ci sono altri italiani, ci sono poi i loro figli, ci sono le seconde, le terze generazioni che sono italiani, che sono invece integrati in quel nuovo contesto. Con quelli noi dobbiamo promuovere soprattutto il mantenimento della cultura, della lingua, l'orgoglio di quella cultura. Come diceva Francesco, è vero, noi abbiamo tanti ambasciatori all'estero, ma sotto altro profilo abbiamo anche una qualità, un tesoro che è tutto nostro, che questo. L'Italia non ha materie prime, noi esportiamo intelligenza, noi esportiamo cultura, noi esportiamo arte, noi esportiamo il sapere costruire, esportiamo anche fantasia. Poi ci sono quelli delle nuovissime migrazioni, quelli che incontri e qua ce ne sono anche di due tipi, appunto: quelli che partono come si partiva una volta all'avventura, perché nell'Italia della crisi, nell'Europa della crisi, questo succede, e poi ci sono i tanti che invece hanno studiato e che magari riescono a realizzare all'estero quello che non riescono a realizzare in Italia, perché qua una banca non ti presta, mentre vai a fare questa operazione in Australia o in Canada e trovi chi ti finanzia, perché dicono sei bravo, io premio la tua intelligenza e la tua voglia di rischiare. Poi come ci si rapporta, come si rapportano questi italiani con l'istituzione italiana? Ci sono quelli che hanno bisogno semplicemente di sbrigare il rapporto tipico con il consolato, quindi una serie di cose, dei documenti e altre cose. Ci sono quelli che poi diventano stanziali e che invece creano le realtà italiane. Le realtà italiane poi diventano realtà solidali, realtà che creano strutture sul territorio, dalle strutture sportive, dalle scuole, dalle comunità italiane, appunto, che promuovono la cultura, la solidarietà, gli ospedali, trovi di tutto, c'è un'altra Italia per davvero all'estero. Poi ci sono quelli che esportano il made in Italy o creano il made in Italy là dove sono andati, e questi sono gli imprenditori, e questi sono quelli che si lanciano e che hanno bisogno di mantenere, poi creano delle realtà straordinarie che magari l'Italia non conosce, per cui io dico è molto importante che gli italiani capiscano quale grande realtà ci sia fuori dai nostri confini. Se, vedete, le rimesse degli italiani all'estero, ma anche quello che è l'indotto di ciò che creano gli italiani all'estero. Pensate, se i tanti pugliesi non portassero l'olio dalla Puglia per promuovere poi la ristorazione italiana, e questo vale per le nostre acque minerali, questo vale per i nostri pomodori, dove c'è una comunità italiana all'estero mantiene il legame, che è anche culturale, che è anche in qualche modo sentimentale, attraverso il consumo, tra l'altro, dei nostri prodotti, la importazione, la reimportazione dei nostri prodotti, la produzione di nuovi e il reingresso in Italia. È come logico, tutta questa rete poi di rapporti che diventano economici, che sono commerciali, che sono culturali, che sono solidali, tutto questo è quello che in qualche maniera le nostre comunità esprimono. Come dicevo, ci sono realtà molto diverse. È chiaro che le realtà degli italiani che stanno oggi a Hong Kong o che stanno a Shanghai, c'è una comunità italiana sempre più ricca a Shanghai, è chiaro. Sono italiani che oggi vanno a produrre in un mondo molto in movimento, è molto diversa dalla realtà di una comunità italiana che si è trasferita in Australia o in Canada 60 o 70 anni fa andando a cercare fortuna, o quelli che stanno in Argentina. Poi ne trovi di diversi a seconda della condizione di quei paesi, no? Citavo
l'Australia o l'Argentina. Un tempo l'Argentina era l'oro per tanti italiani, oggi ci sono tanti italiani che stanno male, purtroppo, drammaticamente male. Risentono inevitabilmente anche della condizione di quel paese, del paese in cui sono andati, in cui si trovano. E ci sono certi che sono troppo lontani per immaginare di tornare indietro, hanno costruito là le loro vite, e ci sono altri che invece partono oggi alla scoperta del mondo. Come dire, ecco, tutto questo è comunque un'Italia in movimento e un'Italia in cammino, che non può essere da una parte tacciata soltanto di sentimentalismo, o dire boh, è cosa vecchia che non ci riguarda più, e dall'altra parte invece ripeto, è un'Italia in movimento con il quale bisogna assolutamente essere connessi, essere interconnessi, e questo vale soprattutto per le generazioni di nuovi italiani e di giovani italiani che stanno in giro per il mondo. E questo in un mondo sempre più globalizzato, dove io credo la nostra appartenenza, il nostro essere nazione, la nostra identità è un qualche cosa in più, il quid pluris. Noi abbiamo, grazie a Dio, noi siamo stati baciati da Dio, per tutto ciò che è la nostra cultura, la nostra fantasia, la nostra capacità. Dobbiamo farla valere, dobbiamo aiutare soprattutto chi sta fuori a farla valere, essere comunque coscienti, ripeto, che esiste un'Italia fuori dai nostri confini, e questo vale tanto più in un mondo globalizzato. Questo è un po' l'argomento che sviluppiamo anche in ciò che scriviamo, nei nostri giornali, nella propaganda, anche se il termine vecchio, che continuiamo a fare per un certo modo di essere italiani in Italia e fuori dall'Italia. Io peraltro penso che, al di là delle vecchie, diciamo, terminologie o nostalgie e così via, penso che questi organismi, i comites e queste metodiche in qualche modo abbiano anche una funzione di compensazione, cioè di compensare un certo gap rispetto a una concorrenza che per esempio adesso faccio degli esempi, vede una persona anglofona oppure parla la lingua spagnola facilitata nel mondo, perché comunque sia, ricordiamoci i vecchi imperi coloniali e così via, trova, emigrando in un posto dove si parla l'inglese trova comunque sia una comunità che già non ha non si trova davanti all'ostacolo di dover imparare una lingua. La stessa cosa riguarda per esempio gli spagnoli, che possono accedere al Sud America e in qualche modo non hanno quell'ostacolo, oppure i portoghesi che vanno in Brasile e così via. E quindi anche sono facilitati in qualche modo dall'assenza di questo impedimento anche per quanto riguarda i rapporti commerciali. L'Italia, insomma, i propri imperi coloniali sono cosa remota ed erano rivolti altrove, e quindi in qualche modo questo aiutarsi ha anche una funzione un po' di compensazione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti commerciali che si cerca di instaurare e le attività commerciali che si cercano di instaurare sui luoghi appunto dove si costruiscono anche delle nuove vite. Ci sono degli italiani appunto che, ecco, la misura dell'eccellenza italiana che arriva tramite questa ondata, diciamo, di emigrazione, ecco, è reale oppure si riesce a valutare, e soprattutto dove gli italiani meglio riescono a esportare la propria in qualche modo genialità, che si dice insomma proverbiale, in altri paesi del mondo? Ma sotto questo profilo io direi dappertutto, perché guardate, mi è capitato di andare, allora se attraversiamo il nostro mare, visto che stiamo parlando tra Adriatici, andate a vedervi il Montenegro, che sceglie come lingua curricolare, cioè obbligatorio, studiare l'italiano nelle scuole. In Montenegro è la seconda lingua obbligatoria. Andate a vedere in Montenegro le insegne dei negozi, 8 su 10 sono italiane, dove magari non parlano italiano, però c'è il marchio italiano perché è un esempio da imitare. Dico questo passando il nostro mare. Ma poi andiamo in Cina, andiamo negli Stati Uniti, andiamo in Germania, e tu vedi che ne dicono, ogni tanto scapperà qualcuno la battuta sugli spaghetti e il mandolino, che ne so, ma l'Italia è tuttora un marchio che tu vendi, e lo vendi sotto il profilo tanto dell'eccellenza
non c'è soltanto un astronauta, la Samantha, che è bello vedere col tricolore, che ogni tanto ci invia le sue foto dallo spazio, ma tu vedi che il modello italiano è imitato ovunque, che il modello italiano anzi viene attratto, il modello italiano viene richiesto, e questo accade in tutti i paesi che oggi stanno diventando giganti. Guardate che l'Italia piace non soltanto per le Ferrari che comprano i nuovi miliardari russi, comprano i nuovi miliardari cinesi, comprano i coreani o gli indiani, che sono i paesi che oggi esplodono economicamente, ma sono ricchissimi di contraddizioni, per questo, e potremmo aprire anche qua una pagina di discussione. E poi nei paesi dove tradizionalmente gli italiani ci sono, perché sono diventati parte integrante, gli italiani vengono riconosciuti come parte integrante addirittura in costituzioni di alcuni paesi, di alcuni stati, questo avviene tanto negli Stati Uniti quanto in Australia. Ci sono, ecco, presenze italiane storiche e che sono integrate, dove gli italiani hanno descritto comunque o hanno contribuito a definire addirittura gli skyline della città. Andate in Canada, Toronto è costruito interamente dagli italiani, e così è Vancouver. E l'impronta italiana la trovi nel gusto, nella capacità, nella fantasia, nella cultura, nell'arte e anche nella lingua. La lingua italiana è comunque la quarta lingua più studiata al mondo, quindi a prescindere quelle che sono le lingue che parli, perché ti rendono facile transitare nel mondo. C'è un mondo che parla spagnolo, c'è un mondo che parla inglese, a breve ci sarà un mondo che parlerà cinese, da consigliare ai giovani di studiare lingua orientale e cinese. Questo è un dato di fatto, perché si studia l'italiano, perché? Perché l'italiano è la lingua più bella del mondo, perché è lingua che ti dà cultura, che ti dà apertura, perché tutto quel sacco di perché che ci rendono orgogliosi poi di essere italiani. Bene, posso aggiungere una cosa? Sì, vai. Posso aggiungere una cosa rapidissima? Proprio su questo, sul prossimo numero del nostro mensile, noi abbiamo fatto un'intervista a un giovane di 25 anni, nato a Manfredonia, in Puglia, che si è inventato, a proposito di idee italiane, si è inventato un'app che fa concorrenza a Yahoo e Facebook, e questa app ha fatto 20 milioni di download. Cioè, come diceva l'onorevole Menia, noi abbiamo un vantaggio, noi abbiamo le idee, abbiamo la fantasia, non siamo supportati da strutture. Però, un altro esempio rapidissimo, se pensiamo a quello che sta accadendo in Libia, dove nel caos più totale, con le tribù che litigano, ma le tribù concordano su un dato, vogliono le imprese italiane, vogliono gli italiani a fare le strade, a fare i ponti, a fare gli acquedotti, significa che noi siamo capaci di fare rete, di fare sistema, oltre a produrre idee e a produrre prodotti che servono. Quindi noi dobbiamo sfruttarlo meglio, questo nostro vantaggio, anche a livello imprenditoriale. Sicuramente, io mi permetto soltanto di dire che sulla presenza degli italiani che fanno, diciamo, affari in Libia, ho alcune riserve, diciamo, insomma, non penso che si tratti tanto di grandi capacità, anche perché magari in Libia, data la situazione in cui stanno, non hanno la capacità di vagliare il meglio del meglio dell'architettura, dell'ingegneristica civile e così via. Ma comunque questa è un'altra cosa. E poi comunque siete date le opinioni. No, volevo chiedere a Francesco, sempre ovviamente in veste di direttore del giornale, prima abbiamo accennato alle lingue. Bene, in Europa c'era, con la nascita dell'Europa, un pochino il progetto che poi è rimasto un po' sopito, di una lingua che era l'esperanto, che avrebbe dovuto in qualche modo, una lingua tra virgolette sintetica, creata, artificiale, che avrebbe dovuto un po' accomunare questa, diciamo, a livello globale piccola estensione, perché l'Europa non è una grande estensione, ma piena di nazioni, di popoli e di lingue. Questo progetto mi sembra che nei fatti purtroppo non si sia realizzato, e nella globalizzazione, con altre cose di cui ci si riempie sempre la bocca, anziché una patria europea, si vede sempre che esistono sempre più di tante piccole patrie, e diventa appunto una anziché una nazione europea, un'Europa di tante piccole nazioni. Ecco, come, diciamo, conciliare questa difesa dell'italiano? Però giustamente tu dici, è vero anche che l'inglese è importante. Come si riesce a cercare di trovare una quadra?
Una quadra io penso si possa trovare non indossando maglie di squadre, no? Usando la logica. Noi abbiamo una lingua che può essere esportata perché ha un senso, ha un'utilità. Ecco, il Ministero della Cultura dovrebbe su questo punto investire. Di contro, noi è chiaro che dobbiamo stimolare i nostri ragazzi, anche i nostri quarantenni, perché oggi ci sono fior di manager che vanno a scuola di mandarino, vanno a scuola di russo, perché la globalizzazione è un dato di fatto, può piacerci o meno, ma dobbiamo conviverci. Il nodo però non è questo. Il nodo è proprio nell'esempio che tu hai portato prima, il nodo è relativo alla governance europea, perché gli altri continenti si sono adeguati, gli altri continenti hanno iniziato a fare rete ognuno nel proprio territorio e poi anche con mega alleanze. Qui chi è in ritardo sullo scacchiere mondiale è proprio l'Europa, è proprio il vecchio continente. Noi siamo stati quelli che hanno fatto un'accelerazione sulla moneta unica, però non ci sono politiche comuni, ci sono regole uguali per paesi profondamente diversi, c'è una guerra sotterranea. Voglio ricordare che al Parlamento europeo spesso la lingua italiana è relegata a scomoda cornice, non ci sono più le traduzioni nella lingua italiana, i prodotti italiani fino a qualche tempo fa erano oggetto di grandi guerre. Io voglio ricordare le buste di parmigiano contraffatte. Ecco, noi rispetto agli altri paesi, ecco, non abbiamo magari una grande politica industriale come ce l'hanno in altri paesi, penso alla Germania, penso alla Francia, non abbiamo avuto una grande potenza espansionistica colonialistica come l'Inghilterra, ma noi abbiamo i prodotti. Noi abbiamo il frutto del nostro ingegno, ma non siamo stati bravi a preservarlo, se è vero come è vero che fanno la mozzarella anche in Cina, o per esempio adesso c'è il problema dei nostri ulivi che lacrimano sangue perché c'è questa fantomatica xylella che sta devastando molti ulivi del Mediterraneo e ci auguriamo che non sia contagioso e ci auguriamo che sia tutto vero e sia tutto giusto e responsabile. Il problema quindi è l'Europa. Allora, quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo è stimolare, tramite la clava dell'italianità, stimolare le istituzioni europee a essere famiglia, perché oggi l'Europa non è una famiglia, oggi l'Europa è una cozzaglia di stati che parlano più o meno qualche lingua che non si assomiglia, che si danno direttive, che mandano i disegni di legge via mail, come è accaduto con la Troica in Grecia, ma a questo punto manca il cemento. Allora ritorniamo agli spunti dei padri fondatori, Adenauer, Schuman, De Gasperi, ritorniamo a un'Europa dei popoli. Io sogno personalmente un'Europa che sia tale dagli Atlantico agli Urali. Io non sogno un'Europa piccola, divisa e frammentata, ma oggi questa non è la nostra famiglia. Allora, noi possiamo usare la cultura per stimolare la politica a farsi veramente europeista, però l'Europa può giocare un ruolo. Io ho fatto prima l'esempio della Libia, su cui poi ovviamente ci scambiamo opinioni, ma la Libia è un luogo dove l'Europa non decide. Le primavere arabe, il Mediterraneo, la grande scommessa dei Balcani a cui faceva riferimento prima l'onorevole Menia, lì le istituzioni stanno andando singolarmente. L'esempio di Confindustria è calzante. Confindustria ha creato Confindustria Balcani. Cioè, significa che in un momento in cui le istituzioni, i ministeri, l'ICE, fanno il loro ruolo, ma forse non lo fanno completamente fino in fondo, gli altri attori che fanno si riorganizzano. Allora noi dobbiamo stimolare la politica ad aiutare gli attori. Il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, con le sue piccole iniziative, cerca di stimolare la politica, le istituzioni a essere vicine a queste istanze. Io vorrei aggiungere che uno dei grandi problemi degli italiani all'estero è anche quello relativo all'IMU. Ci sono italiani residenti all'estero che pagano la TARSU su appartamenti che non usano, perché sono residenti all'estero. Questi disservizi, è il caso che qualcuno insomma se ne occupi, perché i nostri 80 milioni di italiani non sono tutti super imprenditori, c'è la classe media, c'è chi è in grave difficoltà. Allora, questi sono i servizi che noi abbiamo l'obbligo di dare agli italiani, nella consapevolezza che un grande cappello, un grande ombrello per tutte queste istanze è la cultura. Il nostro Made in Italy, e lo dico a pochi giorni dell'apertura di Expo, è un grande biglietto da visita, ma dobbiamo far sì che i cantieri siano aperti, dobbiamo far sì che non ci sia soltanto un titolo, uno spot, un tweet, ma ci sia anche la sostanza oltre all'immagine. Perfetto, Roberto Menia, vorrei dare la parola proprio su questa esigenza politica in chiusura, ormai manca qualche minuto, proprio su un punto, questa io penso che si possa condividere insomma il termine urgenza di una politica europea. Assolutamente. Noi viviamo questo momento di crisi come tanti altri, che vivono in altri paesi europei, con da una parte pulsioni anti-europeiste che sono però, se uno ci pensa, pulsioni che significano andare sostanzialmente contro la propria identità. Noi siamo orgogliosamente figli della nostra Italia, ma l'Italia è non solo uno dei paesi fondatori dell'Unità Europea, ma anche uno dei paesi
che la costituisce nella sua stessa identità, cioè l'Europa che noi ritroviamo nelle cattedrali, nelle grandi piazze, nell'architettura. Girando in qualunque città europea ci sentiamo comunque figli di una grande patria comune. Non per niente chi immaginava l'Italia, penso alla giovane Italia, alla giovane Europa di Mazzini, no? I padri del risorgimento italiano che erano al tempo stesso, come era inevitabile, grandi europeisti. Ebbene, noi non dobbiamo rispondere ai tempi della crisi diventando improvvisamente anti-europei, noi dobbiamo correggere quelli che sono gli errori, i grandi errori che si sono fatti. Noi abbiamo voluto anteporre la moneta unica all'Europa unica, unica o meglio politicamente unita. Questa è un'Europa che continua ad essere figlia di una concezione molto mercantilista e molto poco figlia invece della sua stessa identità. Questa è un'Europa che ha paura di scrivere la sua carta costituzionale rifacendosi a quelle che sono le sue radici reali, no? le radici cristiane dell'Europa stessa, no? Le radici comuni, comunitarie e culturali di questa Europa che si fanno essere fratelli di tanti altri popoli d'Europa. Noi dobbiamo trovare il senso dell'essere italiani, di essere figli della nostra nazione, di essere figli di questa più grande madre patria che è la patria europea, e questo vuol dire però non soltanto poi declamare sensazioni, ma vuol dire anche risolvere i grandi problemi che questa Europa ci ha creato, perché è vero che l'euro è stato ingiusto, perché è vero che la politica comune non può essere decisa da un gruppo di tecnocrati che impegna poi i governi e quindi i popoli non sulla base delle loro esigenze ma sulla base delle convenienze di altri. Perché? Allora ridiscutiamola pure questo, pensiamo piuttosto a ricreare l'Europa o a creare per davvero l'Europa delle patrie, l'Europa della Confederazione Europea, in modo che ognuno si senta figlio della propria patria e della propria nazione, ma si senta anche figlio di un'Europa più grande. Ma questo vuol dire poi condividere le politiche, vuol dire una politica di difesa unica, vuol dire politiche fiscali uniche, come logico, ed è tutto quello che non accade oggi. Oggi questa è un'Europa che ti impartisce le direttive, questa è un'Europa in cui i banchieri e l'euro ti dicono che devi portare quei risultati e attenerti a quelle percentuali, dopodiché scassano l'anima dei popoli, dopodiché gettano sul lastrico famiglie ed imprese. Questa purtroppo. Allora, la critica a questa Europa è sacrosanta, ma la critica poi deve essere costruttiva. Allora, il compito della politica è ricreare le basi comuni e creare soprattutto le prospettive, creare soprattutto le basi perché si esca dalla crisi e si possa invece iniziare finalmente un grande periodo di prosperità per l'Italia, per l'Italia e per l'Europa, che deve competere nel mondo. Noi siamo piccoli rispetto ad altre scale. Penso all'Europa rispetto ai giganti cinesi, al gigante indiano, eccetera. Però qua risiede la storia, qua risiede la cultura, qui c'è la patria del diritto. Vedete, non è un caso alla fine se i nostri due Marò vengono sequestrati dall'India perché paesi che diventano improvvisamente ricchi se ne fanno comunque un baffo di diritti umani. Poi è difficile competere, come è logico. Quando tu competi con le merci che arrivano dalla Cina dove fanno lavorare i bambini a 8 anni o 10 anni in miniera, no? oppure nei sottoscala. È ovvio che è difficile o è impossibile competere con questi. Allora queste sono poi le grandi questioni che vanno in qualche modo poste. Il rispetto dei diritti, laddove i diritti non vengono garantiti e allora il muro si può rialzare. E vuol dire soprattutto imporre al mondo civile un certo modo di pensare, di rispettare per davvero i diritti umani, non pensando soltanto alla democrazia che si esporta o non si esporta come le bombe, no? come tanti dicono, ma facendo sì per davvero che un mondo comune si ritrovi e soprattutto questa Europa, culla di civiltà, torni in qualche modo a determinare adesso, perché non sia quella sorta di piccolo gigante con i piedi d'argilla che molti si rendono conto di essere oggi. Bene, io diciamo in chiusura qualche piccola chiosa volevo farla sul fatto che i muri in qualche modo che si alzano sono proprio quelli che hanno
hanno lasciato chi è al di qua a un certo livello e chi è al di là a livello in cui si trova, e così poi sono rimasti. Quindi magari forse meno muri servono a servirebbe a far sì che appunto cresca chi ha cresca la consapevolezza dell'importanza dei diritti, proprio quelli che mancano in certe parti del mondo. E un'altra cosa che volevo dire è che dal nucleo originario di questa Europa, l'Europa poi si è espansa a nord, a sud, a est, cioè a nord, a est, a ovest e mai a sud. E questa è una cosa che mi fa pensare, perché storicamente non è che dal sud, dal nord Africa, quindi influssi culturali non ne siano venuti, però è sempre rimasta una cosa un po' così ignorata a sé stante, come se la cosa non ci riguardasse. E forse, non lo so, il discorso delle radici cristiane è anche un po' limitativo in questo senso, perché insomma dagli arabi abbiamo avuto dei grandi influssi. Io non so se su questo magari volete intervenire oppure andare in chiusura, magari forse ho introdotto questa cosa, è giusto che anche voi diciate, Francesco e poi Roberto. No, ma nessuno... No, io... No, tranquillamente, solo per dire che... Ecco le influenze, figurarsi, l'Italia, però voglio dire, l'Europa è figlia di Roma, comunque sia. Dopodiché le influenze e le contaminazioni sono quelle che comunque fanno grandi popoli, su questo nessuno ha dubbi. Certo, il problema diventa quando questa Europa non sa sviluppare una politica mediterranea, e poi il rapporto col Mediterraneo diventa quello per cui dall'altra sponda e sull'altra sponda, oggi tra un po' ci sarà l'ISIS, comunque c'è una Libia balcanizzata, e c'è chi ti dice che domani verranno a conquistare Roma, e certo diventa difficile, no? Come ovvio, eh. Francesco. Sì, su questo, no, faccio un rapido esempio, mi rilascio alla cronaca di qualche giorno fa, pochissimi giorni fa in una scuola in Toscana, in un paesino di cui non ricordo il nome, a un sacerdote che di solito andava lì per fare la benedizione insomma, di Pasquale, è stato impedito di andare lì. Mi ha fatto specie l'intervista di una mamma musulmana che ha detto: io sono musulmana, quindi diciamo non avrei gradito questa benedizione, però vi posso dire una cosa, se è tradizione del vostro paese, perché non la fate? Cioè, sono io di un altro credo a dover dire magari in quei due secondi vado fuori oppure torno in seguito. Allora, nessuno sbaglia chi dice che la mia cultura è superiore a un'altra, quindi il dialogo deve essere la prima pietra miliare della convivenza, però non bisogna rinnegare quelle che sono le tradizioni di un popolo, cioè la convivenza e il rispetto di tutti deve partire da chi in questo momento accoglie, da chi riceve, quindi la condivisione deve essere da entrambe le parti. Io non mi devo vergognare delle mie origini. Io sono un liberale aperto a tutti, ma devo ricordarmi chi sono, dove sono nato e qual è il mio credo. Io, tra l'altro, mi approccio sempre per ragioni professionali alla religione ortodossa e in quest'ultimo periodo anche a quella musulmana, perché stiamo guardando le primavere arabe, però in questo senso la responsabilità non è dei cittadini, non è di miti, in questo senso la responsabilità è di una politica che ha ignorato un certo versante. Io vorrei ricordare che la Tunisia è uno dei paesi più democratici e più sviluppati del Nord Africa. Beh, l'attentato di Tunisi di qualche settimana fa, lì nel museo dove ha sede il Parlamento, è la plastica raffigurazione di un mondo che non accetta la democrazia, che non accetta lo sviluppo. Allora, vedere un'Europa che è sorda anche nei confronti di quell'attentato, vedere un'Europa che oggi non reagisce sulla Libia, mi fa pensare che forse ci stiamo preoccupando solo noi delle nostre radici. Allora, non è un problema di radici, è un problema di approccio. Perfetto, io ringrazio entrambi gli nostri ospiti, e ricordo Roberto Menia, segretario del Comitato di Colori Italiani nel Mondo, e Francesco Revalo, che già conosciamo, direttore del giornale online I Primi di Tutti Italiani. Abbiamo parlato appunto dei comites, però abbiamo un po' vagato, poi ci siamo allargati ad altri argomenti importanti. Saremo sempre disponibili qui su Libre TV per ulteriori approfondimenti su questo. Grazie a voi tutti che ci seguite. Grazie a voi tutti, e questo video sarà disponibile fra qualche ora. Grazie ancora, grazie anche alla regia di Donato Volpicella. Grazie.